Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi siamo qui con un episodio riguardante delle news tech che ho trovato su videocards.com. Perché videocards? Perché in fatto di leak, in fatto di notizie, è un sito che a me piace veramente, veramente andare a controllare di tanto in tanto per tenermi aggiornato su alcune particolarità. Prima di cominciare però c'è lo sponsor, per cui guardatelo, godetene appieno e ci vediamo tra poco. Ebbene sì, è il 2023 e noi PC gamer cerchiamo solo una cosa. Che? Soldi? No, fama? Ma un software in grado di migrare il sistema operativo e di gestire le partizioni su tutti i dischi presenti nel tuo computer? Bingo. Ecco a voi il Partition Manager di Tenorshare, un software bellissimo nell'interfaccia e semplicissimo da usare. Puta caso che voi vogliate gestire le partizioni su uno dei vostri dischi, magari, non lo so, per riservarvi dello spazio per dei file personali o per installare un secondo sistema operativo. Basta cliccare su uno dei dischi, ridimensiona, sposta, e così si andrà praticamente a creare una nuova partizione. Ma la cosa più interessante è che potete migrare l'intero sistema operativo dal disco C del vostro computer e creare una copia esatta su uno degli altri dischi presenti sul vostro PC. Perché si potrebbe fare questo? Perché magari passate da un SSD più lento a un SSD più veloce e non volete avere poi tutta la perdita di tempo del voler installare di nuovo tutti i software da capo. Che dire, Partition Manager è un software che vi consiglio perché specialmente per chi smonta e rimonta i PC è veramente una mano santa avere un SSD con una copia integra, quindi con tutte le password, tutti i software del sistema operativo originario. È qualcosa che io vi straconsiglio specialmente per la gestione delle partizioni ed è comodissimo, un'interfaccia semplicissima da usare e soprattutto avete tutti i link di riferimento in descrizione. Forza, andrà a cliccare. Su, veloci! Partiamo subito con la prima notizia perché sì, è interessante, ma ci fa anche intendere qualcosina che potrebbe accadere in futuro. E cioè, MSI ha fatto arrabbiare Nvidia. Voi direte, come è possibile? MSI aveva lanciato un rebrand della 3060 Ti, della RTX 3060 Ti, con il vecchio dissipatore della scheda video top di gamma da parte di MSI, quindi della Supreme X, e l'aveva chiamata RTX 3060 Ti Super 3X. Sì, è un nome molto lungo, dovremmo un attimo rivedere i naming scheme. Voi direte, perché sta cosa ha fatto arrabbiare Nvidia? Ma Nvidia si è arrabbiata veramente tanto, perché dopo una settimana che la scheda video è stata sugli scaffali dei negozi, Nvidia ha ordinato categoricamente ad MSI di ritirare tutte le 3060 Ti Super 3X, perché per un problema di nome, di nomenclatura della scheda. C'è il Super nel nome. E quindi questo ha fatto triggerare parecchio la Casa Verde. Perché è vero che la serie 3000 non ha nessuna scheda con la nomenclatura Super. È anche vero che anche le RTX 4000 non hanno delle schede video Super. O meglio, non ancora. Perché sappiamo che il gap tra schede video a livello di prestazioni è abbastanza alto da poterci infilare una Super in mezzo a sto giro. Però questo ci fa capire alcune cose. Uno, dato che Nvidia con la serie 2000, vi ricordate che ha lanciato la 1660, la 1650, 1660 Super, 1660 Ti, quindi con una serie 2000 ha lanciato una serie 1000, date le vendite non troppo abbondanti delle RTX 4000, perché i prezzi sono assolutamente assurdi, potrebbe lanciare una RTX 3060 Ti Super a sto giro, quindi nel 2023, a inizio 2024, forse, sapete, per rimpolpare un pochettino il brand e andare a chiudere alcune fasce di prezzo. La mia seconda ipotesi è che Nvidia ultimamente sta soffrendo un pochettino di delirio di onnipotenza, quindi praticamente, boh, non lo so, no, non è vero, scherzi a parte. Questa cosa mi lascia molto riflettere, perché è molto probabile che insieme alle RTX 4000 possa uscire in effetti una 3060 Ti Super
presa dalla scorsa generazione, magari un binning migliore per quel tipo di chip, e possa essere messa sul mercato. La 3060 Ti non era una scheda video sovrapprezzata per quello che offriva, aveva un buon rapporto qualità-prezzo ed è stata comunque abbastanza venduta quando le 3000 sono uscite. Quindi, vi ripeto, visto che probabilmente le 4000 non sono state vendute in maniera così massiccia, Nvidia ha detto, ma forse dobbiamo, perché è cose di marketing che non ci è dato sapere. A questo giro praticamente vediamo che gli errori che vengono fatti con i prodotti che vengono messi sul mercato possono essere risolti con, ehi piccolo, ti faccio un piccolo sconto così magari lo compri. Grande, perfetto. È quello che sta succedendo con i processori Ryzen 7000 e con le RX 7000. È vero che il 7950X3D, processore a 16 core 32 thread con cache 3D verticale, l'ultimo bimbo bello grosso di AMD, è, diciamo, non un ottimo prodotto per quanto riguarda il gaming, sebbene faccia parte, sapete, della linea 3D. Se volete giocare con un 3D basta prendere un 7800X3D o un 5800X3D, sono ancora validissimi processori per giocare, soprattutto il 7800X3D perché è nuovo fondamentalmente. Ma quando AMD presentò appunto questi 3D, specialmente per quanto riguarda il 16 core e il 12 core, io fui molto fomentato, perché l'idea di avere un processore in grado di farti lavorare di giorno e giocare perfettamente quando il tuo turno è finito è una cosa che in effetti mi scimmiava parecchio. Ovviamente c'è stato un problema di shortage, perché ehi din 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 din, non siamo ancora usciti da quello shortage mondiale che ha tenuto i prezzi delle schede video dei processori molto alti un paio d'anni fa, ma di recente c'è stato un piccolo sconto per quanto riguarda, come ho detto, i processori della linea 3D da parte di AMD, e anche per quanto riguarda le RX 7000, specialmente la 7900 XT, che per alcuni produttori di terze parti ha avuto uno sconto in effetti anche abbastanza sostanzioso. Questo qui negli Stati Uniti, ovviamente, da $899 si è passato a $762 per quanto riguarda la Merc di XFX. Sono convinto che questo abbassamento di prezzi possa ripercuotersi anche da noi in Europa, perché è vero, le schede video di AMD a questo giro offrono un rapporto qualità-prezzo anche, diciamo, leggerissimamente peggiore forse delle RX 6000 della scorsa generazione, però sono ancora un ottimo affare per chi volesse solo giocare e non ha interesse alcuno nelle funzionalità del ray tracing, nel frame generator dell'RTX 4000 e magari, sapete, ha acquistato uno degli ultimi giochi usciti, quelli che richiedono 20 e passa giga di memoria RAM video, ma io non lo so come sia possibile sta cosa. Ad ogni modo, vediamo che le scorte, come ho detto prima, sia di processori sia di schede video, si stanno un pochettino rimpolpando e i venditori possono in effetti cominciare a fare qualche sconticino, ovviamente dettato da AMD, perché lo sappiamo, sia Intel per quanto riguarda i processori sia Nvidia per quanto riguarda le schede video, in questa generazione hanno dato una bella botta a AMD. AMD, per quanto sia ancora tra virgolette un ottimo prodotto, comunque risente del calo prestazionale rispetto a un'architettura di CPU o un'architettura di GPU. Però boh, tempo al tempo, sappiamo che AMD è maestra nel, sapete, riportare alla luce i propri prodotti con aggiornamenti software, aggiornamenti driver, aggiornamenti firmware, quindi la potenza grezza c'è, manca soltanto la rifinitura secondo me. Per cui aspettiamo e ci godiamo questo sconticino nel frattempo. Ultima notizia di oggi, si parla di Intel 14esima generazione, più precisamente Meteor Lake e Arrow Lake, che boh, Intel ha deciso che esistono i laghi di meteore e i laghi di frecce, però vabbè, che ci frega. Ad ogni modo, sono state leakate un pochettino le specifiche, soprattutto per quanto riguarda i consumi, della prossima generazione di CPU della casa blu, e c'è qualcosa di estremamente interessante. Si vociferava fino a qualche tempo fa che Meteor Lake avrebbe avuto come processore top di gamma gli i5, nel senso ci sarebbero stati Celeron, poi gli i3, poi gli i5, e Arrow Lake avrebbe avuto poi gli i7 e gli i9. A quanto pare questa cosa è stata abbastanza confermata e potrebbe in effetti essere così. Entrambe le architetture saranno montate sul nuovo socket LGA 1851. Per quanto riguarda Meteor Lake, vedremo un TDP massimo di 35 watt, suppongo per gli i3 fondamentalmente, e 65 watt per quanto riguarda gli i5.
ovviamente questo senza overclock, senza tutto standard, tutto stock, senza andare a toccare nulla. E per quanto riguarda Arrow Lake, vedremo delle controparti da 35, 65 e 125 watt, il che mi fa pensare a qualche i7 con qualche core in meno, mi fa pensare a qualche i9 con qualche core in meno, ma soprattutto 125 watt mi fa pensare a degli i9 versione K senza alcun overclock attivo, quindi versione stock. E ci può stare, perché sappiamo che con la 13ª generazione Intel ha fatto davvero un ottimo lavoro per quanto riguarda il consumo energetico, il calore, diciamo, è un'architettura molto più efficiente della precedente. Ciò non significa che sia l'architettura che consuma di meno e che scalda di meno, però almeno si stanno migliorando piano piano, ecco. Per quanto riguarda la RAM utilizzata, ci sarà soltanto DDR5, ma ovviamente prima o poi avremmo dovuto lasciare le nostre amate DDR4, per cui vedremo, come sta succedendo in questi giorni, un calo di prezzo per quanto riguarda le RAM DDR5, quindi DDR5 con frequenze maggiori e latenze minori, che è una cosa che a me piace davvero tanto, per cui preparatevi a saltare sul DDR5 train, ciuf ciuf. Ora, facciamo noi un piccolo discorso tra consumer. Per quanto riguarda la 14ª generazione di Intel, sì, molto molto interessante. Io devo essere sincero, a questo giro, quando uscì il 13900K, e sapete che io devo assemblare, purtroppo siamo stati dei ritardi, la mia Super Mega Build Workstation, avevo inizialmente pensato al 13900K, quando poi AMD ha detto no, sta uscendo il 7950X3D, quindi 16 core, 32 thread, 3D, ho detto ok, devo aspettare. Io in questo preciso momento storico sono decisamente combattuto, quindi la 14ª generazione di Intel, essendo poi una piattaforma DDR5 only, è qualcosa che mi intriga abbastanza, per cui boh, forse devo aspettare un attimo, poi rientro nel loop, mo esce una nuova CPU, però forse devo aspettare la prossima, forse compro quella di adesso, ma tra poco ne esce un'altra, quindi boh, è un mezzo casino. Poi, per quanto riguarda invece il calo di prezzi da parte di AMD sui processori e sulle schede video, io suppongo semplicemente che sia una questione di marketing. Come ho detto prima, AMD a sto giro ha cacciato dei buoni prodotti, che però non sono, diciamo, alla pari della qualità e del rapporto qualità-prezzo che c'era con la serie 6000. Sono comunque ottime schede video, sono ottimi processori, però non lo so, questo sconto mi stona un pochettino, perché se tu sei convinto delle capacità del tuo prodotto, non tendi poi ad abbassare il prezzo. C'è da dire che però anche Nvidia e Intel hanno tirato fuori qualcosina di molto interessante e molto molto succoso. Questo è il bello della competitività e della competizione per quanto riguarda l'hardware. Se il mio prodotto ha il 10% in meno di prestazioni rispetto al tuo e siamo allo stesso prezzo, beh, io posso sempre abbassarlo, perché la gente preferirà sempre risparmiare un bel po' di soldi piuttosto che avere il prodotto top di gamma e pagarlo magari quel po' in più e poi non ne vale la pena. A parte gli enthusiast, ma quello è proprio un'altra fascia. Nvidia, che invece si arrabbia per la nomenclatura della MSI 3060 Ti Super, boh, non lo so, la vedo qualcosa di non ridicolo. Ci hanno sicuramente le proprie ragioni, questo è poco ma sicuro. Però, boh, non lo so, si poteva gestire un pochettino meglio. Anche perché così, cioè, hanno leakato un bel po' di informazioni, secondo me. Ricordate, la comunicazione non verbale a volte è più importante di quella verbale, quindi preparatevi a vedere qualche RTX 4000 Super o anche 3000 Super sul mercato, secondo me, nei prossimi mesi. Detto ciò, io vi ringrazio, vi ricordo di mettere un mi piace, accendere la campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto RG, e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto RG, sempre qui col vostro G. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ciao ciao belli. Ciao.